Laura Pigozzi, questo lo dico a voi che siete venuti gentilmente stasera ad ascoltarci, non è il saggio dove dovete prendere vocabolario per andare a capire cosa c'è scritto, andare a approfondire in altri testi. Un piccolo sforzo vi è richiesto perché dovete entrare in una materia dove probabilmente chi ha studiato ha deciso anche di mantenere il linguaggio, è rigorosa ma non rigida, Laura Pigozzi, lei lo sa che io la penso così di lei, però è anche una lettura che rimane addosso a chi non ha nulla a che fare con Lacan, con la psicanalisi, con gli aspetti giuridici, che lei non è qui per gli aspetti giuridici, lei è qui per una cosa molto più importante stasera. E quindi io direi che iniziamo così. Intanto grazie per avermi scelta nel tuo panorama per condurre questa serata, e sapere che conta è quello che è costato la pelle. Questa è una delle tante frasi da sottolineare e da portarci insieme nel libro, ma in realtà io credo che nessun libro possa rimanere addosso al lettore se chi lo scrive un po' non si è giocato la sua di pelle. E Laura Pigozzi in questo caso se l'è giocata molto, e continuerà a giocarsela anche nei luoghi dove poi ci racconterà, è stata chiamata a parlare del suo lavoro, che non sono secondari rispetto alla serata. Però intanto vediamo dove siamo, cioè in questo libro di Laura noi ci muoviamo in un mondo, e per parlare di questo mondo abbiamo una che di questo mondo ne sa parecchio, e che è Anna Barracco. Anna Barracco, io leggo quello che ho trovato, è psicologa, è psicoterapeuta, è psicanalista, membro ALIPSI. Partiremo da questa sigla e cercheremo di capire quali sono i confini, proprio in maniera la più semplice possibile, in cui si muove Laura all'interno di questo libro. Intanto ti ringrazio molto per questa bella presentazione, sono d'accordissimo su quello che dici del libro di Laura, che è un libro sulla pelle, e anche sul fatto che è un libro che un po' attraversa, diciamo, la saggistica e la letteratura. Questo secondo me è vero sempre nei bei testi di psicoanalisi, nel senso che come un bel romanzo anche un buon saggio di psicoanalisi è qualcosa che fa credere al lettore di parlare di lui o della sua, ma in realtà parla di sé, cioè del proprio percorso, del proprio del punto in cui si è arrivati con la propria analisi, ma anche con la propria clinica, insomma, con la propria attività clinica. Quindi questo libro di Laura io credo che sia questo. Dove si situa questo libro? Sicuramente si situa in una formazione di tipo filosofico e di tipo psicoanalitico, freudo-lacaniano possiamo dire. Il pensiero lacaniano, la clinica lacaniana è una clinica che interroga sempre il sociale, cioè ogni sintomo, ogni manifestazione sintomatica dice qualche cosa della verità del soggetto, e anche dice qualche cosa di come il soggetto affronta la sua realtà, proprio anche nella sua quotidianità. Quindi diciamo che posso dire questo del testo, per dove si situa dal punto di vista culturale. Sicuramente un libro che appunto se ne possono fare varie letture, è un libro stratificato, si può leggere tutto d'un fiato la prima volta, è un libro scritto molto bene, molto chiaro. E dicevo a Laura che mi ricorda un po' il testo di Freud, perché anche Freud è così, uno lo legge, sembra chiarissimo, gli studenti si innamorano di Freud quando leggono l'introduzione alla psicanalisi o l'interpretazione dei sogni. Però è un testo che più lo si frequenta e meno appare semplice, invece, meno appare chiaro e meno appare semplice. E il libro di Laura Pigozzi è anche un po' così, cioè se ne può fare una prima lettura e poi varie altre letture. Adesso magari mi fermo qui per non prendere altro spazio e dopo entriamo più nel merito. Mi sembra già un piacere ascoltare.